Oggi la pittura corre su un filo. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, oggi soppiantiamo i pennelli con un semplice filo. Vi faccio vedere la tecnica della pull painting o thread painting, a seconda che si dia più importanza all'atto del tirare o al filo. Bene, vediamo cos'è? Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa la pull painting. Ed ecco l'occorrente per portare avanti la tecnica del pull painting o del thread painting, a seconda che si chiami la tecnica del tirare, o meglio detta la tecnica del filo, come dipingere con un filo. Qui sul piano da lavoro abbiamo diversificati i fili, un filo in cotone molto spesso, un filo in raso, quindi più fitto, abbastanza spesso, un filo in corda molto grosso, un filo in cordoncino molto sottile, e questo è in nylon, quindi prende meno il colore. Ci sono anche differenti tipi di colori. Io oggi sto provando con voi o gli acrilici o l'inchiostro. Io qui ho un inchiostro verde e degli acrilici nero e colorati, delle vaschette, dell'acqua, un pennello potrebbe servire e dei guanti per non sporcarci le mani, un paio di forbici, poi ovviamente vari tipi di carta. Io qui ho il blocco Ingr della Fabriano e poi della carta libera che potrò usare a piacimento. Cominciamo subito a sperimentare. Oggi per la fase di conoscenza e sperimentazione della tecnica non vi segnalerò qual è la carta più idonea, perché potrete utilizzare anche della normalissima carta colorata o carta per fotocopie, giusto perché dovete allenarvi ed impratichirvi con la tecnica. Poi man mano che prenderemo il via magari vi dirò che le carte più grammate ovviamente sono quelle che supportano meglio la tecnica, ma adesso cominciamo pian pianino. Iniziamo subito con la preparazione del colore. Preparo del nero, un bel magenta e un turchese, quindi versiamo un pochino d'acqua perché dobbiamo rendere questi colori abbastanza liquidi. Dobbiamo fare queste piscinette, queste vaschettine di acrilico molto molto liquide. Voilà. In alternativa a questo possiamo usare l'inchiostro direttamente dalla boccetta. Prendo la carta, che per cominciare sarà una normalissima carta della grammatura della carta d'arisma, quindi per fotocopie. Prendo il filo, intanto il filo di cotone, quello spesso, misto cotone e poliestere, e ne taglio una bella lunghezza con le forbici. Quindi lo immergo nel mio colore che avevo preparato, tutto meno il capo finale, e lo faccio imbibire ben bene. Tiro fuori il colore, lo scarico dell'eccesso stringendo tra le dita il capo, quindi lo poggio sul foglio facendo delle curve. 1 zig zag, 2 3. Okay. Così metto un altro foglio sopra, un peso a bloccare il tutto e tiro il capo che ho da questo lato, lo tiro via, quindi metto una mano e tiro via. Ecco qua il filo, l'ho semplicemente fatto scorrere in fuori, tolgo il blocco. Voilà. E voilà. Questo su una carta liscia, molto molto leggera. Su una carta più pesante, sistemo il mio filo e piego in due la carta. Pongo sopra
il blocco come peso, lo pongo da questa parte non per farvi vedere la marca, ma perché da questo lato c'è il cartoncino per i malpensanti che si affacciano al canale. Allora vado, tiro via, vediamo cos'è venuto fuori. Voilà, molto molto bello, e ne vengono fuori due, visto? E voilà, molto molto bella, molto d'effetto come tecnica, non pensate? Proseguo su una carta più grammata, prendo sempre il cotone, ne taglio un 50 cm, lo tuffo nel magenta, scarico l'eccesso e lo poggio sul foglio, facendo uscire sempre questo piccolo capetto. Un foglio di carta da poco conto sopra per schermare, presso e tiro questo capetto fuori. Non devo muoverlo mentre lo tiro, devo semplicemente tirarlo dritto. Vediamo se riesco a farvi vedere un attimo, vediamo se non faccio un macello. Ok, prendo e tiro. Voilà! Dai! Carta spessorata, carta non spessorata. Proviamo l'inchiostro sempre con il cotone e lo inserisco nella boccettina dell'inchiostro. Tiro fuori, chiudo, poggio il peso e tiro. Sento già qualcosa che non va, l'inchiostro essendo molto liquido ha strappato la carta, vediamo un po', sì, ha sfrangiato la carta, quindi l'inchiostro rende più cedevole il supporto. Proviamone uno direttamente in blocco, proviamo con carta liscia, abbiamo visto che nella carta ruvida il colore, nella carta spessa l'inchiostro viene troppo troppo imbibito e strappa la carta, quindi inserisco l'inchiostro in un foglio più patinato, diciamo così. Poggiamo, incrociamo le dita, chiudiamo e tiriamo. Eccolo qua. Wow, che bello! Molto molto d'effetto, e ne vengono due. Questo per dei biglietti, questi motivi così molto moderni ma molto anche morbidi, un po' liberty, vengono molto molto belli anche per fare delle creazioni differenti, dei bigliettini. Chiudo qui, schiaccio e tiro, e voilà. Vediamo se ce la faccio a stamparne tre con una sola immissione di inchiostro. E voilà! Per una casa, anche dei quadretti così moderni, una casa al mare, incorniciati così molto minimal, io li trovo deliziosi. Presa confidenza col mezzo, diciamo, adesso voglio provare a fare una cosa. Preparo il foglio. Prendo un filo, la prima parte nel magenta e la seconda parte nel verde, nel turchese, e poggio, abbasso e tiro. E voilà, in due colori. Bellissimo, sia questo. Che vi dirò, viene meglio forse la matrice, quella che viene schiacciata dalla mano perché viene più definita, ma vengono bellissimi anche in doppio colore. Allora, prendo del verde inchiostro, creo uno zig zag e tiro. Su questo creo un filo rosa e vado ad inserirlo. Così, sopra, passo dal centro
e tiro. E vediamo un po' cosa ne è venuto fuori stavolta. Bellissimo, ci piace. Prendo un foglietto azzurro, prendo il nero, lo poggio, altro foglietto azzurro. Sì, a me col nero poi alla fine l'effetto piace più di tutti, viene molto molto elegante. Ok, facciamo un ultimo lavoro, voglio farlo sempre in nero. Carta per schermare, pressa, mano e tiro. Voilà, bellissimo, bellissimo. È una tecnica stupenda. Acrilico nero su carta da disegno o da acquerello viene meraviglioso. Guardate che bello, vengono delle opere molto molto interessanti. Proviamo adesso con il raso. Fino adesso abbiamo detto che l'unico filo che ci ha dato dei risultati buoni è stato il cotone. Vediamo adesso il raso. Ok, mano e tiro. Il raso si tira molto più facilmente del cotone, viene via molto più facilmente, e però la scrittura lascia maggiore traccia di inchiostro. Viene bella perché vedete viene molto striata, quindi anche il filo di raso viene molto bello, ma l'effetto, vi faccio vedere, di deposito del colore rispetto al cotone è considerevolmente diverso. Il cotone lo fa più suo, quindi lo rilascia in maniera più strisciata, a mo' di pennello. Questo a mo' di deposito perché rimane estraneo al cordoncino. Quindi il raso per effetti più materici, diciamo così, in alcuni punti, ma anche molto più sfumati in altri. Bene, anche il raso va bene. Quindi bocciato. Questo è più difficile da controllare, ve lo dico subito, come vedete. Poggio e tiro. Bocciato con un filo di spago. Qui c'è anche la difficoltà del fatto che proprio è duro lo spago e non sta in posizione, quindi chiudo velocemente e tiro. E vediamo cosa ne è venuto fuori. Niente, un pasticcio. Promossi. E allora, sbizzarrite la vostra creatività e fate quanti più lavori con la pool painting desiderate. Allenatevi perché poi approfondiremo lo studio della tecnica anche su diversi tipi di supporti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio le foto, voi regalatemi un pollice in su, strisciatemelo bene sotto al video e noi ci vediamo dopo le foto. Un bacio! Visto che belli effetti magnetici, sono un po' ipnotici questi lavori. Io oggi ho buttato il là per la conoscenza di questa tecnica. Ora sta a voi impratichirvi in tutte le declinazioni che essa ha. Però noi vedremo anche altre esplicazioni della tecnica con altri materiali e soprattutto molto presto vi farò vedere anche delle card molto carine, dei bigliettini in cui inserirò questi movimenti fatti col filo, dando loro anche una
parvenza figurativa, facendo intuire attraverso essi una forma ben nota a tutti. Beh, diamo tempo al tempo. Intanto preparate filo, colore e andate a dipingere il mondo con la vostra creatività e con la pool painting. Io vi aspetto sempre su Instagram. Venitemi a cercare su Instagram, Arte per te su Instagram, e vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta. E Renzino vi aspetta anche tutti su Potitoys, se volete andare a vedere un po' di giocattoli. Bene, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!